Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. E questo nuovo video è proprio un unboxing. Mi raccomando ragazzi, per questo unboxing, dato che so che c'è un qualcosa di molto particolare, lasciate tanti like, distruggete quel pulsante dei mi piace e mi raccomando, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Qua c'è un'esca molto ma molto particolare. Quindi mi raccomando, guardatevi tutto il video e direi via con la sigla. Bene ragazzi, come vedete qua è già aperto, ma solo perché qua c'erano le mie informazioni, quindi eh, per coprire eh, numeri di telefono eccetera, ho preferito togliere, come vedete qua. Non so si, se si vede. Eh, cioè, ho tolto via solo la protezione, non ho guardato dentro. Passiamo con aprire quindi, tiriamo via tutte le varie cose, spostiamo un po' il microfono perché sennò no, vi beccate tutti i rumori del cartone. E qua c'è una bella confezione, come vedete. Tiriamo via l'imballaggio e troviamo questo. B-Bait. Allora, qua c'è una lettera, andiamo a leggerla. Thank you for your interest. Allora, grazie per il tuo interesse nel nostro prodotto. Il nostro prodotto è stato disegnato e creato eh, e basato... Su eh, ricerche scientifiche che sono costate più di 5 anni. Eh, abbiamo applicato l'istinto del pesce a attaccare. Eh, Sto traducendo tra virgolette in inglese. Il pesce morente, penso. The reason why we send Bebait to you is that we count on you. That you are the right person to shine Bebait better than anything else. Thank you, Bebait. So, thank you, baby, and now start with unboxing. Allora, iniziamo con l'unboxing, troviamo subito questa bella scatola. Guardate che figa! Sono tre scatole. Guardate che figata con questo rosso. Direi di spostare il pacco che così abbiamo un po' più di visuale. Ho già un'idea di cosa si tratta, però dal vivo penso faccia un altro effetto. Andiamo, guardate qua la scatola che. Veramente figa, è, è grande eh, guardate. Cioè sono un 30 più o meno 30 centimetri di scatola. Guardate adesso come che si va ad aprire allora dovrebbe essere Ah, ok. È magnetico, wow. Guardate qui. Guardate qui. Allora, troviamo due capsule. Questa ha l'aroma del gambero e questa ha il baitfish. Allora, tu hai special specialità fishing skill. Ok, simulating fishing and drawing attention. Ok, vediamo un po' di cosa si tratta. Sono delle piccole praline, dopo, beh, lo starete vedendo. Hanno anche un odore bello forte al gambero. E adesso scoprirete di più su quest'esca. No, ne abbiamo due. E poi c'è... Questo finishing application smart tape line. Guardate qua, cos'è un bracciale? Qua c'è un moschettone per poterlo appendere. Adesso andiamo a vedere. Rimettiamo come era prima. E qua, qua sotto, c'è un bastoncino. E qua troviamo delle istruzioni. Vediamo un po'. Ah, ok, qua su, sul foglio ci viene spiegato come usare questo. Questo praticamente serve per misurare il pesce. Voi fate la foto al pesce con questo di fianco, come, come dicono le istruzioni, attraverso l'applicazione che potete scaricare sia su App Store sia su Play Store. Eh, C'è questa applicazione che eh, fa misurare il pesce tranquillamente attraverso l'utilizzo di questo band, è veramente figa come cosa. E dopo in questa applicazione è tipo un Instagram dei pesci, figata. Voglio provarla. Vediamo un po'. Adesso abbiamo questa, qua viene detto come va utilizzata e come è fatta quest'esca. Adesso vi vado a spiegare un po' meglio. Intanto, ecco qua: è una soft bait. Queste sono le esche, adesso vediamo un po' meglio. Proviamo. Ok, sono di gomma normale. Ed ecco un po' come sono fatti. Hanno questa forma tipo tube. Questa è la parte di testa che è molto rigida, dove va infilato l'amo. E questa è un po' più morbida. È cava all'interno. E serve per mettere questi dentro. Una pastiglietta delle capsule. Questo perché? Questa esca attraverso la pastiglia... Crea un alone in acqua che incattivisce il pesce e soprattutto su pesci apatici funziona alla grande Perché viene presa dall'istinto naturale Queste sono eh, della misura 4 e dovrebbero essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 per busta. Qua abbiamo la colorazione watermelon. Guardate qua. Che colorazione. È davvero interessante. Adesso vi farò vedere con qualche filmato come si comporta in acqua. È veramente un'esca fantastica. Un'esca così non si è ancora vista sul mercato. Ci tenevo proprio a provarla. Volendo, ci sono vari metodi di utilizzo, per esempio, secondo me va bene a drop shot, perché guardate che bella mobilità che ha. Sicuramente Texas è l'inesco principe, ma volendo anche Gigad. Le specie che puoi insediare sono tante pensiamo che parte per la pesca al backbass, può arrivare a cavedani, persici reali, siluri, lucci, perca, magari anche utilizzato in mare, adesso non so. Come vedete può riprodurre un bel pesciolino, magari in mare può riprodurre un bello squid, quindi può essere utilizzato a vari pesci che mangiano calamari o seppie. Come vedete con queste codine qua può riprodurre molto bene un... Calamaro o una seppia. E questa è una cosa molto interessante, molto versatile come isca e in più ha questo particolare attrattivo: sia colore che odore. Infatti, una durata della pastiglia dura intorno ai 15-30 minuti, quindi possiamo pensare che con un flacone di queste possiamo andarci avanti un anno, ragazzi, cioè ce ne sono tante, ma comunque l'esca può essere anche utilizzata come una normale soft date. ma con la pastiglia è tutta un'altra storia perché abbiamo scent e colore, direi di passare a vedere anche le altre colorazioni che abbiamo qua dentro la busta. Mettiamolo dentro che non vedo l'ora di andare a provare Comunque tutti i link di BeBait Ve li lascio qua sotto E presto sarà ordinabile Se non è già ordinabile quando è uscito il video La seconda busta abbiamo Pumpkin Green Quante buste sono per pacco? Due Sono sei buste a scatola Andiamo a vedere Oh questa colorazione è veramente spettacolare In più queste soft sono dotate di una percentuale di sale diverso in testa e in coda questo cosa permette? permette un ottimo bilanciamento dell'esca in acqua guardate che bella questa colorazione poi abbiamo un pink un bel pink bello acceso che così con la busta sembra quasi rosso vediamo un po' andiamo a tirarlo fuori uh, guardate che bel rosa acceso questo su dei bei pesci come Reali post frega è super efficace. Sarei curioso, dato che hanno l'aroma gambero, di provarle sulle carpe queste Pur essendo un 4 pollici, vorrei provarlo sulle carpe. Secondo me potrebbe essere molto attrattivo, dato che ha lo scent. Vorrei vedere anche la loro reazione su quest'esca. Continuiamo con la carrellata di colori. Qua cosa abbiamo? Un bel nero. Nero con brillantini bianchi. Fantastica colorazione naturale. Guardate qua. Che bella. Questa è una bella colorazione da utilizzare. Continuiamo con lo spacchettamento. Andiamo il col bianco. Andiamo. Eccolo qua. Un bel bianco, guardate qua. Questa d'inverno fa i signori devasti. Ve lo dico già. Tutto inverno la vedrete con un pesce a lancio. Come potete vedere, adesso vi faccio vedere. Qua è piena e qua è cavo vedete la differenza vedete qua c'è un buchetto per mettere la capsula che andrà infilata con il bastoncino così adesso andiamo, andiamo proprio a provare vai adesso prendiamo una al bait fish. apriamo ok ci via ok abbiamo una piccola pastiglietta qui eccola là prendiamo la pastiglietta e la andiamo a mettere dentro L'ho messo sopra, adesso non ho neanche guardato le istruzioni. Provo a fare di testa mia, eccolo qua, fino in fondo. Perfetto. E la nostra resca in questa maniera è pronta. Ah, devo dire, è veramente figa. Non ha solo delle cose regolari come vedete, ha anche qualcosa un po' più rigido per fare altre vibrazioni. Come vedete, l'assetto. Continuiamo con le colorazioni, è rimasta una busta dentro e poi ci sono altre due scatole. Ultima busta per questa scatola, cosa abbiamo? Red, bel red, bel rosso sangue. Guardate qua, la coda e la colorazione è stupenda. C'è la coda, questo bel rosso lucido. a colorazione con questo rosso un po' più spento che fa un bel contrasto. Veramente, veramente carina. Già l'esca mi fa una voglia assurda di andarla a provare. Ho una voglia assurda di andare a pescare e provarla. Mi mettiamo un attimo dentro la scatola, andiamo a vedere cosa c'è nell'altra. Prossimamente vi porterò anche il video dove lo utilizzo. Volendo, questa si può anche mettere in zaino e portarci tutte le gomme dietro. Anche carina come scatola da abbellimento. Cioè, guardate. Cioè andrò a metterla là io Insieme alle altre scatole che mi sono arrivate Andiamo a aprire la seconda dato che ce ne sono tre Altra scatola Vediamo qua com'è Allora Ok Stessa cosa Che ne pensate che magari al prossimo, prossimo evento che faccio Insieme a voi Ve ne vado a regalare magari o una scatola O le divido dipende da quanta gente viene Mi piacerebbe Allora ok abbiamo un'altra watermelon red pumpkin green pink white e black ok qua abbiamo sempre gambero e baitfish vediamo penso che anche l'ultima sia come questa allora andiamo qua e chiudiamo allora qua l'ultimo andiamo a vedere magari cambia qualcosa sono tutti di taglia 4 pollici vediamo shrimp e baitfish ok sempre le istruzioni pumpkin red pumpkin, pumpkin green pink black white, sarei curioso anche di vederle in altre colorazioni, magari un giallo, un viola, un nero e viola. Sarebbe molto carino. Spero che arrivino altre colorazioni e eh, magari forme, magari uno shad fatto così o qualcosa del genere. Mi raccomando, ci sono tutti i link qua sotto in descrizione. Andateli a vedere. E mi raccomando, lasciate tanti like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Presto, il più presto possibile, cercherò di portarvi video con queste schiene qua. E infine ci tengo a ringraziare ancora l'azienda per avermi mandato questi prodotti. Dunque, per questo video è tutto. Ciao a tutti!